Allora siamo con Davide Gavioli al termine della partita del derby con il San Drigo. Dicevamo in cronaca, prestazione solida, matura. Sì, alla fine questa partita era importante, dargli una direzione positiva per noi, l'abbiamo fatto subito, non è mai stato in dubbio il risultato, secondo me. Loro sono una buona squadra, sono accompagnati da un'ottima tifoseria e alla fine abbiamo usato questa partita anche per continuare a migliorare sempre e migliorare sempre le prestazioni come stiamo facendo e avanti così. Rodeva un po' la sconfitta di Porto sicuramente, perché anche quella l'avevamo definita come una prestazione davvero da grande Trissino, da Trissino, e quindi un pizzico di rammarico c'era, l'avete buttato in pista oggi. Sì, solo le grandi squadre vanno a Porto e giocano per vincere la partita, sinceramente è così. E l'anno scorso abbiamo pareggiato, quest'anno siamo stati a un passo veramente da portare a casa un altro buon risultato, ma purtroppo nel finale è svanita, perché loro sono una grande squadra e quindi può succedere anche questo. Abbiamo detto in cronaca che insomma che stai vivendo una stagione completa, tanto in fase difensiva, la porta la trovi più che in altre stagioni, insomma stai vivendo un buon momento a livello personale. Sì, alla fine quello che sinceramente mi importa è che nel risultato finale ci sia almeno un gol in più degli avversari, quindi se anche contribuisco facendo un gol a questo risultato sono più che felice, basta che vinciamo. Settimana tosta, si va a Grosseto mercoledì e poi c'è una partitina leggera domenica prossima proprio qui al Paladante. Ah, sono due partitine leggere, perché mercoledì a Grosseto ci sarà un grado in pista e ci sarà da correre 50 fuori. Esatto, ci sarà da correre 50 minuti come davanti, perché loro sono una grande squadra, veramente una grande squadra. E poi domenica arriva il Forte dei Marmi di molti nostri amici e non vediamo l'ora di giocare anche quella partita lì. Grazie Davide Gavioli, in bocca al lupo a Trissino.